Eccoci nuovamente collegati da Posillipo, Golfo di Napoli, quello che forse vedete, perché vedo che l'inquadratura è molto chiara, però poi lo vedrete sicuramente sullo sfondo, è il Vesuvio. Io sono in collegamento da qui oggi, ogni settimana vi stiamo abituando a trasmettere da varie parti d'Italia e del mondo. E sono al ristorante Reginella, tra l'altro, che mi sta ospitando con questa splendida terrazza sul mare e a cui ho chiesto ospitalità per poter fare questo collegamento. Presidente Sbuarina, allora vengo da lei. Abbiamo parlato prima che lei arrivasse con noi del valore aggiunto della cultura per il nostro paese. Sicuramente l'Arena di Verona è indubbiamente un valore aggiunto al sistema culturale del nostro paese. Che cosa ha significato lo stop e che cosa prevede il riavvio dopo questa tragica pandemia che ovviamente incolpevoli ci ha colpiti? Allora, la cultura sicuramente rappresenta un asset fondamentale. Io sono presidente di Fondazione Arena in quanto sindaco della città di Verona. E per la mia città, per la nostra città, è chiaro che l'Arena è un asset fondamentale, un asset che è un moltiplicatore di ricchezza perché ha una ricaduta sul territorio in termini economici che è incredibile. Voi pensate solo che nel 2019, quindi prima della pandemia, all'interno dell'Arena sono entrati tra aprile e settembre, quindi sia la stagione lirica che i concerti pop rock, più di 1 milione di persone. Quindi voi immaginate cosa può generare un teatro, che è il più grande teatro all'aperto al mondo, per una città come Verona. Devo dire che con la pandemia l'Arena, se è possibile, abbiamo cercato, perché questo è in realtà, di farla diventare, ritengo di poter dire che è diventata un simbolo non semplicemente per la nostra città, non solo per la nostra città, per i nostri territori, per il Veneto, ma un simbolo veramente del nostro paese. È di questi giorni, lo sapete, che per esempio all'interno dell'Arena siamo riusciti ad ottenere una capienza superiore a quella che era prevista dal decreto del 22 aprile, quindi siamo arrivati ad almeno 6.000 persone, stiamo lavorando per poter portare dei numeri ancora superiori nel corso dell'estate, con un protocollo che evidentemente ho costruito in primis da sindaco, che quindi ha come priorità assoluta quella della salute degli spettatori che entrano in arena, ma che permetta all'arena di poter vivere con un'importante presenza di pubblico. Guardate, prendo uno spunto di quello che è stato detto poco fa, si parlava di pianificazione. Ecco, per me la pianificazione è fondamentale. Per esempio, quest'estate l'abbiamo costruita quando ancora non si sapeva nulla. Abbiamo cominciato a costruire il protocollo sanitario quando ancora non si sapeva se gli spettacoli ci sarebbero stati. Non solo il limite delle 1.000 persone che è arrivato il 22 aprile, ma abbiamo cominciato a lavorarci praticamente dalla fine dello scorso anno e poi all'inizio di quest'anno. La pianificazione è fondamentale perché la pianificazione permette, dal mio punto di vista, di poter riuscire, di essere pronti nel momento in cui c'è la possibilità, alla fine io ritengo, di questo momento c'è veramente la luce in fondo al tunnel di questa pandemia, di poter essere competitivi a livello veramente internazionale. Quindi diventare, attraverso quelli che sono i nostri asset fondamentali, per la nostra città, evidentemente l'arena, fortemente attrattivi perché una città come Verona evidentemente vive anche e soprattutto di turismo, e di un turismo che è molto legato alla cultura, è molto legato alla cultura, è molto legato alla storia di questa città, è molto legato a degli asset che sono fondamentali. Noi viviamo di arena e l'altro grande attrattore turistico è Giulietta Romeo, evidentemente. E tra l'altro io con una battuta dico sempre che ringrazio Shakespeare di aver collocato all'interno della nostra città la più grande storia d'amore che sia mai stata raccontata. E anche in questo ambito, quindi, la cultura, un grande autore che ha permesso ad una città di crescere moltissimo anche dal punto di vista economico. Signor Sindaco, io prima di andare dal dottor Bozzo, quindi al Salone Nautico di Venezia, voglio farle però una domanda proprio in merito a quello che lei ha appena citato. Noi abbiamo attratto uomini di cultura, uomini di lettere, artisti. Noi siamo, credo, uno dei due o tre paesi cui viene ascritta la sindrome di Stendhal, se non ricordo male, questo dovrebbe essere il termine di quelle persone che impazziscono quando vedono i beni culturali e poi non ritornano più a casa, abbandonano moglie e mariti, eccetera, eccetera. Bene, ecco, noi storicamente abbiamo questo lascito, la bellezza del nostro paese, la nostra cultura, la nostra amabilità. Qualcuno però ultimamente ci rimprovera che abbiamo un po' perso questo aspetto seduttivo. Lei è d'accordo
o è semplicemente qualche malalingua che vuole mettere in secondo piano il nostro paese perché è un po' scomodo? Ma guardi, non lo so, forse è stato perso negli anni la capacità, il fatto, il pensare che noi, dal punto di vista culturale, abbiamo una forza che è straordinaria e che non è seconda, non siamo secondi o terzi, noi siamo primi a livello mondiale. E questo ve lo dico perché io questa cosa, dal mio punto di vista, ce l'ho ben chiaro. Stiamo investendo con un Arbonus 14 milioni di euro per il restauro dell'arena. Abbiamo appena finito di restaurare Porta Nuova, che per chi conosce Porta San Michegliana, per chi conosce la città di Verona, è la porta d'ingresso della città. Abbiamo appena finito il restauro della statua di Dante, perché siamo città dantesca insieme a Ravenna e Firenze, evidentemente nei 700 anni della morte di Dante. Allora, se noi banalmente, semplicemente all'interno del nostro paese avessimo cura di quelli che io chiamo i gioielli di famiglia e continuassimo a tenerli in una teca di cristallo, puliti, mantenuti, parallelamente investissimo sulle infrastrutture che permettono di arrivare velocemente e comodamente nel nostro paese e di girare all'interno del nostro paese. Beh, io penso che la nostra economia ne gioverebbe, sarebbe fortemente giovata da tutto questo, perché oggettivamente nessuno ha quello che abbiamo noi. Abbiamo le Dolomiti, abbiamo il mare, sulla costa del Posillipo, abbiamo la campagna, abbiamo le pianure, e abbiamo quindi delle bellezze paesaggistiche uniche al mondo, e poi abbiamo delle bellezze, dei monumenti, delle bellezze architettoniche, delle bellezze artistiche, dei musei. Insomma, abbiamo tutto quello che gli altri non hanno. Noi ce l'abbiamo concentrato in uno spazio, tra l'altro, che è molto più ridotto rispetto a tanti paesi in cui invece per muoversi bisogna fare centinaia, migliaia di chilometri. Noi invece nel giro di poche decine di chilometri abbiamo dei tesori incredibili. Ecco, allora forse se quella critica è legata al fatto che ci siamo poco curati di questo negli anni scorsi, forse dobbiamo essere anche autocritici per guardare in avanti, e forse qualcosa è vero. Ma insomma, non tutto è perduto, e su questo abbiamo il tempo, dobbiamo avere la voglia di voler, di poter investire, perché è una risorsa incredibile per il nostro paese. Sono assolutamente d'accordo con lei, signor Sindaco, da cittadino, che in qualche modo io come conduttore di questa trasmissione rappresento come non essere d'accordo. Però, dottor Bozzo, fermo restando che è assolutamente condivisibile quello che dice il signor Sindaco, mi sembra sempre da osservatore che molto spesso siamo ancora rimasti un po', anche se il dottor Zanne prima diceva che c'è una visione totalmente innovativa, siamo però viceversa rimasti un po' il paese dei campanili, nel senso che ciascuno lavora pro domo sua. In realtà un progetto internazionale, una proposta internazionale si può creare solo vendendo un paese, non vendendo una città, ancorché unica come Venezia, ma del resto è unica anche Verona, voglio dire. Per cui avremo la capacità, visto che lei è un manager, di comprendere, di percorrere, soprattutto anche la politica, devo dire, molto spesso è un po' miope in questo, cioè di andare nella direzione di lavorare congiuntamente per rivalutare, se si può usare questo termine, il nostro prodotto complessivo Italia. Ma allora, personalmente questo è il mio auspicio e quello che veramente auspico a gran voce. Devo dire che un progetto, se ricicaliamo di nuovo sul tema del Salone Nautico, è un progetto che crea una squadra veramente ampia che sta collaborando. Parliamo ovviamente dell'amministrazione comunale che ha voluto e finanziato la manifestazione, parliamo della società Vela che lo realizza, ma parliamo di tutti i partner che si sono affiancati a noi, sia i main sponsor, i main partner del salone, ma anche i partner tecnici che stanno mettendo soluzioni tecniche a disposizione di questa grande manifestazione. E non ultimi, devo dire, questa grande volontà di tutti gli espositori veramente di unirsi a noi. Noi quest'anno stiamo lavorando su un moltiplicatore 2.5, cioè una manifestazione che raccoglie 2,5 volte quello che ha prodotto in termini di spazi espositivi e di espositori nel primo anno della sua vita. È una squadra che sta spingendo veramente insieme, insieme a una città che dà così tanto dal punto di vista, come abbiamo visto, abbiamo sentito per la città di Verona. Scusate, ricettivo e di cultura, Ah, sì. perdonate, di cultura e ricettivo, quindi una città dove si può venire e rimanere 3 giorni beneficiando di manifestazioni bellissime, di arte e cultura, ma anche di meravigliose spiagge come sono quelle del Lido. Veramente un auspicio, ma i segnali, a mio avviso, vanno in questa direzione e sono molto positivi.
Sa perché glielo chiedo, dottor Bozzo? Perché in realtà, tornando da Miami, io sono rimasto impressionato. Non voglio criticare Miami, sicuramente è una città interessante, per certi versi affascinanti, è estate quasi tutto l'anno, le palme, Ocean Drive, abbiamo fatto la diretta davanti alla casa che fu di Gianni Versace, quindi... Però ragazzi, io chiedo scusa agli statunitensi, non c'è proprio paragone, nel senso che non c'è una città degli Stati Uniti che io posso paragonare con l'Italia. Adesso non lo dico per campanilismo, però io sono andato in un albergo che durante la settimana era l'albergo di lavoro, pagavo $150 a notte, e il weekend quello stesso albergo, un 4 stelle normalissimo, niente di trascendentale, in downtown tra l'altro, mi è arrivato a $435. Di colpo, e li pagavano evidentemente, per cui mi domando perché sono stati capaci gli statunitensi di fare una politica di marketing che gli permetta di avere anche delle tariffe che noi in questo momento non ci possiamo sognare, senza poi parlare del settore immobiliare. Il settore immobiliare a Miami è esploso in maniera impressionante, non voglio arrivare a New York dove gli appartamenti a Manhattan costano fra i 70 e i 120 mila dollari al metro quadro, però c'è qualcosa che non capisco. Dove abbiamo sbagliato noi? Perché non credo che sia un problema di punti di vista, nel senso che vale molto di più quello che offriamo noi di quello che offrono gli altri. Allora, ritornerò poi con questa domanda anche a lei, dottor Bozzo, e a lei, signor Sindaco, però volevo chiedere un punto di vista al dottor Zanni. Che cosa ci sta mancando? Perché qualcosa sta mancando. L'attrattività generale del paese Italia, diciamo, si è modificata nel tempo. Noi abbiamo sviluppato una caratteristica propria, unica, profondamente diversa da quella degli Stati Uniti, ma in generale anche dei mercati anglosassoni, perché veniamo da un retroterra completamente diverso, diciamo da dei principi completamente differenti che ci connotano e che sono, quello che dicevamo prima, il nostro valore aggiunto, ma che in certi termini sono anche un nostro limite. Noi in questo senso dobbiamo, come dire, bloccare degli ingranaggi che ci vedono, come dire, un po' assuefatti a ciò che ci circonda, un po' allo status quo. Dobbiamo pensare in maniera differente e far sì che, per esempio, una città di Venezia non sia solamente la meraviglia storico-artistica, architettonica e culturale che è, ma che possa diventare anche sede di nuova ricerca, di nuove infrastrutture, di nuova economia. In questo senso gli Stati Uniti hanno lì il valore aggiunto, cioè quello di riuscire a differenziare gli ambiti di sviluppo, e differenziandoli fanno sì che città come Miami possano diventare attrattive sia per quanto riguarda il turismo che per quanto riguarda gli investimenti industriali in termini magari di sviluppi tecnologici. Pensiamo, per esempio, restando ancorati alla tecnologia declinata in ambito culturale, pensiamo al restauro, per esempio, alle nanotecnologie, all'utilizzo di tutte quelle che sono le tecnologie digitali innovative dedicate al campo specifico della cultura. Ecco, Venezia potrebbe declinare in quell'ambito, in quella sua specificità, creando una fusione economica fra quelle che sono le nuove prospettive industriali, magari appunto delle tecnologie, legandole a quelle che sono le sue peculiarità identitarie, cioè quelle culturali. Questo è un nuovo modo di creare una nuova economia, e allora sì, creeremo un nuovo gettito, creeremo nuova richiesta di lavoro, di professionalità, nuovo indotto e soprattutto quindi nuovo sviluppo, aprendo a chissà, praticamente pressoché infinite possibilità di crescita. Grazie, ritorneremo su questo tema con gli altri ospiti, prendo una pausa, ritorno alle Maldive. Kenner, por favor, dime algo de lo que es, perché che hai mar meraviglioso, che hai isla y archipiélagos increíbles, y todo esto queda claro de las Maldivas. Pero, ¿qué me dices de la cultura? ¿Qué hay de atractivo en el sector de la cultura en las Maldivas en este momento? ¿Hay algún evento, algo que se está desarrollando? Obviamente, en Maldivas nos movemos un poco con los eventos internacionales que pasan en el mercado turístico. ¿Qué quiero decir con esto? Que los clientes que recibimos o los visitantes que recibimos vienen a disfrutar del sol, principalmente del mar, y sobre todo de todo lo que hay debajo del mar. El coral, toda la fauna que hay, que es riquísima. En términos de cultura, lo que más disfrutan es algo que llamamos, que localmente se llama Bobby Beru. Es una música local que está principalmente enfocada en tambores y que ensalza un poquito el espíritu y la alegría
de los maldivianos, ¿no? Es bien conocido. ¿Qué es lo que más disfrutan los visitantes? Por ejemplo, todos los viernes tenemos esa cena de gala en la que esta música está presente y se compagina con diferentes tipos de gastronomía. Gastronomía maldiviana, gastronomía de asiática, incluso de otros países. Lo que hacemos es ver un poquito cuáles son las nacionalidades que tenemos y expresar con esa cultura local y junto con la cultura gastronómica qué es lo que es el Océano Índico, ¿no? So, detrás de mí... Perdóname si te interrumpo. Prácticamente lo que me estás comentando es que obviamente la gente viene en este paraíso por el mar, pero todavía ustedes intentan de alguna manera de incluir todo lo que hay, que es la cultura del mar, la cultura de la música, por darle un paquete de alguna manera. Exactamente. Decimos siempre, especialmente los viernes que hablo, que tenemos esta noche del Océano Índico, es... disfruta como un local. ¿A qué me refiero? Come comida local, escucha música local. No necesito hablar del mar y de lo que estáis viendo detrás, ¿no? Ahora estamos, ahora con la diferencia horaria, estamos viendo la puesta de sol y ni siquiera ha empezado y ya estamos viendo los diferentes colores del cielo, ¿no? Detrás de mí tengo mis compañeros, es una mini muestra de lo que llamamos bodubero, que es el clásico, la clásica música. Déjame mostrarte 10 segundos de ello. Claro que sí, claro que sí. ¿Ves? Y me imagino que la gente baila a este ritmo de música. So, básicamente es como una música tradicional que sí incluimos en todo evento VIP. Por ejemplo, cuando tenemos a alguien que viene del gobierno, alguna celebridad o alguien importante, lo que llamamos un VIP, siempre están recibidos con esta música. Es una música que ensalza el espíritu, te pone alegre, está en comunicación con la naturaleza, muy popular en Maldivas, se llama bodubero. Seguramente que los que conocen Maldivas han oído hablar de este tipo de música. Y lo que es más importante, va acompañado con este dress o con este hábito local, traje, que hay claro, femenino y masculino, que llamamos sarón. Enar, muchas gracias. Ahora voy traduciendo, por cuanto el español es muy similar al italiano. Come avete visto, praticamente, anche in un atollo, dove il vero valore aggiunto di questa vacanza dovrebbe essere il mare, si cerca comunque, oggi come oggi, nel settore del turismo, di dare un prodotto completo. Per cui il mare, sì, come panorama, anche come possibilità di fare i bagni, ma i mari per quanto riguarda la barriera corallina, la presenza di grandi pesci e poi ovviamente fare le cene gastronomiche, quindi con la gastronomia del posto. Avete ascoltato i ritmi dei tamburi, della musica caratteristica che vengono dedicate agli ospiti che arrivano. In sostanza, anche alle Maldive, quello che c'è si mette sul tavolo per dare un'offerta turistica completa. Era un punto che volevo apportare, nel senso che le Maldive rispetto all'Italia sono piccolissime, come noi siamo piccolissimi rispetto agli Stati Uniti e al Messico, però come vedete questa logica ormai vincente è di dare un prodotto a 360 gradi al turista per poterlo chiamare, perché ovviamente per molti mercati una fonte di reddito. Ritorniamo tra poco con i nostri ospiti, subito col sindaco di Verona, perché volevo riprendere il discorso che avevamo interrotto, però un attimo di pubblicità. Rispetta la facciata della tua abitazione. Scegli Tecnopoint, i climatizzatori invisibili senza l'unità esterna dell'impianto. Facili da installare, silenziosi, interamente made in Italy e altamente performanti, sia con tecnologia ad aria che ad acqua. Con Tecnopoint, addio alle brutte unità esterne, perché l'essenziale è invisibile agli occhi. www.tecnopoint.com. Aderisce al circuito Venetex.
Eccoci nuovamente nel Golfo di Napoli, peccato che non vedete, provo a muovere anch'io il computer per vedere se riesco a migliorare, no, purtroppo c'è un forte controluce, però chi si è collegato prima ha visto che abbiamo, adesso si vede poco con il controluce, ma poi ve lo farò vedere nuovamente, il Golfo di Napoli, il Vesuvio alle nostre spalle, ma vengo da lei, signor Sindaco, perché abbiamo toccato il tema della interazione fra varie realtà e qui il tema è tecnico ma anche politico. Ora, premesso che io non ho mai voluto fare politica, anche se mi è stato proposto, perché non sono capace, non è l'ambito nel quale io possa trovare un mio percorso. Però la rispetto, la politica è fondamentale, nel senso, tra l'altro devo dirle, se c'è una cosa complessa da fare, è il sindaco, nel senso che è proprio quello più esposto nei confronti della cittadinanza con la quale ha a che fare, per cui tutte le colpe sono sue e i meriti si riconoscono molto poco, quindi sono solidale con lei. Fatta questa debita premessa però, vorrei capire, lei ritiene che riusciamo davvero sia politicamente che tecnicamente a uscire da questa logica di campanilismo che purtroppo anche politicamente ci ha contraddistinto negli ultimi decenni, quindi forse facendoci perdere delle quote di mercato e un'immagine internazionale che invece dovremmo avere? Ma guarda, io penso che stia veramente tutto lì, cioè noi abbiamo il prodotto, abbiamo i prodotti, e dobbiamo essere in grado di comunicarli nel miglior modo possibile. E vi faccio un esempio e poi arrivo al punto. Verona con il Lago di Garda generano, in un periodo normale, hanno generato nell'ultimo anno buono circa 18 milioni di turisti. Mettere insieme la realtà della città con la realtà del lago, nel promuovere, nel fare le manifestazioni, cioè nel mettere in rete un territorio, è difficilissimo perché ognuno è molto legato ai propri spazi. Ora, tra Verona e il Lago di Garda ci si mette in macchina 20-25 minuti, nemmeno si attraversa un mezzo quartiere di una grande città in 20-25 minuti. Allora, andando avanti su questo esempio, io ho cominciato a lavorare su questo perché ritengo che il marketing territoriale, cioè allargato, che poi diventa allargato a una provincia, ma deve essere allargato a una regione, deve essere allargato evidentemente a un paese, perché noi all'interno del nostro paese abbiamo tutto, l'ho detto prima, e posso passare anche attraverso l'enogastronomia, gli agriturismi, le bellezze artistiche, architettoniche, il mare, la montagna, tutto. Abbiamo veramente tutto, la cultura, la musica, i teatri, abbiamo tutto. Dobbiamo semplicemente riuscire a metterci in rete e a promuoverli. Vi faccio un esempio e poi arrivo ad oggi. Noi, i mercatini di Natale, i nostri mercatini di Natale di Verona sono esplosi dal punto di vista numerico, li quantifichiamo in milioni di persone. Io devo fare il senso unico pedonale nei principali vie del centro storico durante i mercatini di Natale e non per gli assembramenti del Covid, lo facevo già prima, da tanta gente che c'era. Bene, tutto questo è esploso quando abbiamo cominciato a promuovere i mercatini non solo della città di Verona, ma anche di quelli dei vari paesi del Lago di Garda e di altri paesi stupendi, altri borghi stupendi della nostra provincia. E tutto questo ha generato che non è che in quei borghi non ci andasse nessuno perché venivano tutti a Verona, tutti siamo decuplicati, cioè sono decuplicati i numeri nella città di Verona, ma anche in quei borghi. E invece, in modo miope, precedentemente si pensava, no, ma se ci mettiamo insieme, dopo tutti vanno in quello più grande e nessuno viene nei nostri. E invece no, è successo esattamente il contrario, che abbiamo attratto così tante persone che si muovevano poi all'interno di un territorio che è così piccolo, come dicevo, in 20 minuti si va da ogni parte del centro e nei posti più belli della provincia, che tutti hanno goduto di quel marketing fatto insieme. Allora, arrivo ad oggi. Quello che ci ha posto di fronte la pandemia è stato drammatico. E allora anche chi probabilmente in tutti gli anni precedenti pensava, lavorava e sviluppava i propri progetti in modo molto limitato, perché forse miope, perché con la pancia piena, no? Perché comunque in quel paesetto comunque le persone ci andavano lo stesso. Questa pandemia io spero che ci abbia obbligato a pensare invece che ci sono i momenti quelli buoni e ci possono essere anche i momenti meno buoni. E sia negli uni che negli altri, la vera forza è quella di avere un territorio che, ripeto, allargo alla Regione Veneto e allargo all'intero paese, che se promosso in maniera corretta genera dei numeri dal punto di vista del flusso turistico che non hanno sicuramente paragone rispetto al fatto che ognuno promuova il suo piccolo orticello. Legato a questo, e questo è un tema per esempio a quello degli Stati Uniti, c'è una promozione di un grande territorio che è il nostro paese, e poi però ci vogliono anche le infrastrutture, perché evidentemente tu puoi essere attrattivo e portare delle persone in Italia se scientemente il turista che viene dall'altra parte del mondo sa
che con dei mezzi di trasporto veloci si sposta velocemente tra Venezia, Verona, anziché Firenze, Roma, anziché Napoli, anziché la Sicilia. Se invece per spostarsi e fare 200 km, magari in alcune parti d'Italia, deve impiegarci alcune ore, quando invece per andare a muoversi con 3 ore di fuso orario da New York a Los Angeles ci sono voli ogni, non so, ogni ora, adesso faccio per dire, e tutto diventa molto più comodo, è chiaro che è più semplice essere attrattivi in quel modo nel far visitare non una città, ma un intero paese, perché quanti di noi, quante delle persone che ci ascoltano, nel momento in cui vanno negli Stati Uniti, non vanno a visitare una singola città, ma si muovono tra le città, quelle più attrattive, che stanno a migliaia di chilometri di distanza l'una dall'altra. Ma è diventato normale fare questo. Magari è meno normale per un turista straniero venire in Italia sapendo che per spostarsi da una città all'altra diventa un'impresa quasi improponibile in un lasso di tempo in cui uno vuole godersi le vacanze. Sì, ci sono stati dei momenti che la 4 era una trappola in realtà invece che una via di transito, purtroppo, e quindi Sì, ma non solo effettivamente. la 4, guardi, io due dei miei viaggi più belli che ho fatto con mia moglie è stato prendere la macchina, partire da Verona e andare a zonzo, tra virgolette, in giro per l'Italia, scoprendo dei borghi e dei posti che, proprio per quello che dicevo, se venissero messi in rete, genererebbero, cioè, verrebbero persone veramente da ogni parte del mondo, tanti borghi che nemmeno noi italiani conosciamo. È altrettanto vero che per raggiungere alcuni di quelli, cioè, è stato veramente complicato, e non solo perché la conformazione morfologica di alcune parti del nostro territorio, evidentemente quella è e quella rimane e non può essere modificata, perché, ma anche semplicemente per arrivare in altre parti del nostro paese che dovrebbero essere facilmente raggiungibili, arrivi ad un certo punto che ti viene quasi voglia di girare la macchina e tornare indietro perché stai in coda ore e quella meta che ti sei data non ci arrivi in tempo utile per poterla visitare alla fine della giornata. Mettiamoci nei panni di uno che deve venire dall'altra parte del mondo a trovarci sapendo che c'è tutto questo. Ecco, anche il tema delle infrastrutture è sicuramente fondamentale per essere fortemente attrattivi. Sì, sono assolutamente d'accordo con lei. Tra l'altro, devo dirle che avendo frequentato Verona in quanto sono stato consulente dell'azienda di trasporti municipali lungamente, anni passati, quello che lei dice per i borghi molto spesso vale anche per la città di Verona, nel senso che molti turisti vanno al balcone di Romeo e Giulietta, vanno all'arena, ma non sanno che ci sono scorci della città, chiedo scusa, bellissimi e che non vengono frequentati perché ovviamente, conoscendo solo determinati luoghi, la gente va in quei luoghi, affolla quei luoghi e poi magari in realtà ci sono altre cose Ma bellissime infatti da vedere. è quello che ho cercato di fare in questi anni. Per esempio, per chi conosce Verona, la sinistra Adige, quella sotto il colle fondativo dove c'è il Teatro Romano, che è meno visitata perché è al di là dell'Adige, con un percorso in collaborazione con la diocesi della Verona Minor Jerusalem, noi andiamo a far toccare tutte le chiese storiche stupende che ci sono dall'altra parte dell'Adige e abbiamo spostato, allargato, diciamo, i percorsi, quelli normali, a parte della città che prima erano sicuramente molto meno conosciute, ma poi quando il turista ci arriva si rende conto che sono altrettanto belle, perché noi evidentemente non siamo solo l'Arena, Piazza Bra, Piazza Erbe, il Balcone di Giulietta, ma c'è tanto altro. Infatti, ma banalmente, anche vi dicevo prima, con i mercatini di Natale li stiamo dislocando in altre parti della città, non tanto e non solo per decongestionare, perché sennò non si cammina e speriamo di ritornare a quei livelli nel centro della città, ma perché attraverso il mercatino tu porti le persone in altre parti della città e si rendono conto che, oltre che per noi far lavorare le attività anche di quella parte della città, che ci sono degli scorci che sono veramente bellissimi, come stava dicendo lei, e magari meno conosciuti. E questo è un lavoro che stiamo facendo e che è fondamentale per allargare nel piccolo di una città quegli spazi e far conoscere quelle parti della città meno, talvolta meno conosciuti. La ringrazio, signor Sindaco. Io, dottor Zanne, vengo da lei per fare una domanda un po' particolare, nel senso che abbiamo detto che molto spesso siamo stati un po' miopi, e questo lo dobbiamo riconoscere tutti noi cittadini, al di là del ruolo che abbiamo, perché abbiamo lavorato ciascuno per il proprio orticello, come si suol dire. In realtà io vedo una grande problematica o perlomeno di non collegamento fra il mondo della politica, il mondo della tecnica operativo, dei consulenti, delle persone come lei che hanno delle competenze specifiche, e il mondo dell'impresa. Ovvero io vedo, ma può darsi che mi stia sbagliando, che l'imprenditore molto spesso è disponibile a prendere,
che non è imprendere, è un'altra cosa, cioè a beneficiare di un territorio, di una cultura, delle bellezze, del richiamo di un nome, ma non sempre, anzi quasi mai, se non in casi illuminati, è disponibile a dare. Cioè di questo famoso coordinamento che stiamo auspicando, dove tutti possono lavorare nell'interesse comune, mi sembra che il mondo dell'impresa faccia un po' il furbo, sia da parte, al di là ora dei problemi che possono essere legati al Covid, ci mancherebbe altro, ma in generale, cioè il mondo dell'impresa è sempre stato molto disponibile a prendere ma poco a dare. È una mia percezione o è così? E se fosse così, è una responsabilità degli imprenditori? O la politica non è stata in grado di attivare un dialogo corretto fra le parti perché tutti fossero parte di un'unica squadra? Bella domanda. È una domanda complessa su molteplici piani, che riprevede molteplici piani di risposta. Faccio un esempio per chiarire anche a chi ci sta ascoltando. Lei spenderebbe per un qualcosa, quindi spenderebbe, anzi investirebbe per una spesa? Ovviamente no. Ovviamente un imprenditore e che quindi si muove su un mercato in cui vige la competitività, in cui ovviamente deve fatturare, deve avere un ritorno, guarda alle potenzialità dell'investimento, di dove sta andando a porre delle risorse. Seconda risposta che si aggancia alla prima e va a spiegarla. Nel momento in cui io sono un sistema come quello culturale che è legato a doppio filo con lo sviluppo delle istituzioni pubbliche, e che parto da un'idea sostanziale di sussistenza che dicevamo prima, e che quindi il sistema culturale non venga percepito e proposto anche quindi all'imprenditore come un investimento che può fornirgli un ritorno, che può fornirgli un'opportunità di crescita, ovviamente che cosa faccio? Vado a limitarne gli impatti e limitarne i valori. Quindi ovviamente l'imprenditore valuta quello che è l'impatto della città di Verona come richiamo turistico sostanzialmente, magari non come investimento di sviluppo per una qualche sua peculiarità specifica. Faccio l'esempio di Verona, ma può essere benissimo Firenze, Roma, Torino o Venezia. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che da un lato abbiamo un sistema che è quello imprenditoriale che ovviamente deve perseguire degli obiettivi. E allora il problema sta nel momento in cui l'istituzione pubblica, l'ente o quello che sia legato alla gestione del bene culturale, propone all'imprenditore quale obiettivo comune. Il punto è quello, cioè riuscire a trovare un punto di sviluppo comune, che ci sono presenti, ci sono, è facilmente individuabile, perché nel momento in cui io riesco a determinare che un luogo, un sito culturale, un museo o un ente come l'Arena di Verona generano degli impatti e faccio rendere riconoscibili questi impatti anche all'imprenditore, ecco che allora passiamo da quello che è il principio di concessione. Cioè l'ente culturale concede uno spazio al privato, determinando quindi un allontanamento di responsabilità, cioè io non so fare imprenditore, non so fare l'imprenditore e cedo questa responsabilità a chi lo sa fare. Ovviamente l'imprenditore in questo senso è responsabilizzato, ma è anche responsabile di generare i propri utili. Nel momento in cui io invece creo un partenariato e metto in relazione lo sviluppo progettuale secondo obiettivi e finalità comuni, sia dell'ente culturale che dell'imprenditore, allora abbiamo un rapporto di crescita condivisa. Sta tutto nel porre l'obiettivo e le finalità da perseguire. Nel momento in cui noi vogliamo pensare, per esempio, ad uno sviluppo turistico basato sull'audience development, cioè sullo sviluppo non dei numeri, del numeri dei pubblici, ma sulla tipologia dei pubblici, ecco che allora possiamo orientare una relazione tra enti culturali e turismo di prossimità, per esempio, rispetto che ai grandi flussi conosciuti e riconosciuti, quindi sviluppando nuove economie. Il punto sta nel riuscire a trovare il punto di incontro, in una fase negoziale, chiamerei quasi, tra quello che è l'ente che gestisce gli enti che gestiscono il rapporto fra l'ente culturale e il territorio e gli operatori economici che su quel territorio operano. Il punto è proprio Massimiliano, le questo, faccio una riuscire. domanda molto pratica e molto pragmatica. Prego. Un consulente, un esperto come lei, può fare un business plan, perché di questo stiamo parlando, di questo tipo, se sollecitato dalle parti? Cioè, esistono figure professionali in Assolutamente. Italia che possono fare questo? Non sono molte, ma sì, assolutamente. Ci Pensiamo per sono. esempio ai Allora, piani di.
ai piani di Mi dica. sviluppo che sono stati, per esempio, i piani di sviluppo territoriale che vengono fatti, in occasione, per esempio, delle capitali italiane della cultura. Non è un cartellone, non è creare un cartellone di eventi. Lo sviluppo che viene richiesto alle città capitali italiane della cultura è di creare e generare un metodo di sviluppo che veda l'incrocio fra gli enti culturali, gli enti privati, gli enti imprenditori, la cittadinanza, gli enti del terzo settore, che hanno la finalità comune di generare economia e cultura. Perfetto, allora la lascio lì, dottor Zanni, perché a questo punto vengo da lei, dottor Bozzo, per sapere, per farle proprio una domanda diretta, cioè lei ritiene che possa essere utile e interessante creare dei centri studi, non so adesso che tipo di organismo, ma che possa fare questo tipo di pianificazione, includendo tante parti, magari a livello regionale, senza andare a livello nazionale. Lei ci metterebbe la firma sotto un'iniziativa di questo tipo? Allora, io personalmente assolutamente sì, diciamo che è importante a mio avviso fare eco un po' agli interventi precedenti, nel senso che il nostro sistema Italia e anche turismo, se volete, a mio avviso, ha avuto un approccio negli ultimi anni che è stato un approccio più di reazione che di pianificazione. Qui dobbiamo fare squadra e dobbiamo pianificare con conoscenza, comprendendo veramente anche il mercato, quali sono i temi del mercato, quali sono le culture, quali sono le nuove tecnologie, e bisogna fare squadra tra pubblico e privato. Questo fa un'enorme differenza. Guardate, mi era venuta prima in mente una frase che dice, e questa è una frase abbastanza generica, però la racconta lunga, secondo me, il peggior nemico di un'azienda è il proprio successo. Se noi ci limitiamo a godere questo successo senza guardare veramente in là, senza usare tutti gli strumenti, le conoscenze, le competenze e le radici che ha la nostra cultura e la nostra Italia, ci troveremo in svantaggio, accumuleremo svantaggio. Noi dobbiamo pensare in avanti, dobbiamo pianificare, dobbiamo usare i talenti, dobbiamo fare squadra tra pubblico e privato. Questa, diciamo, è la mia personale, il mio personale auspicio, la mia personale anche commitment personale, perché insomma io vengo dal privato e lavoro da qualche anno nel pubblico e cerco di mettere a disposizione la mia competenza. La ringrazio di questo intervento. Signor Sindaco, io devo andare in pausa pubblicitaria, verrò poi da lei per fare esattamente la stessa domanda. Siamo quasi in chiusura della trasmissione. Chiedo agli ospiti un attimo di pazienza, breve pausa pubblicitaria e torno da voi.